Siamo con Paolo Caracausi, presidente della Commissione Attività Produttive del Comune di Palermo, qui a Villa Bennici, in occasione della manifestazione, quindi Rotary Club Palermo Sud accende luci, quindi sul Ponte Ammiraglio. È un'occasione per quanto riguarda questi spazi, quindi aggregazione, queste nuove aree verdi, quindi per poter quindi anche dare un aiuto quindi concreto alle produzioni, quindi locali, artigianali, quindi di questa città. Cosa mi dici in merito? Ma innanzitutto volevo ringraziare il Rotary e soprattutto tutti gli organizzatori di questa bellissima manifestazione. Stiamo riaccendendo veramente una luce nel quartiere, una luce nella seconda circoscrizione, una luce sul Ponte Ammiraglio. Ho visto tantissime attività che oggi stanno esponendo i loro prodotti, soprattutto tantissimi artigiani o tantissime comunque le persone che sono degli artisti reali che oggi in questo momento con il Comune di Palermo hanno delle difficoltà per poter far vedere il loro materiale, perché da parte dell'assessorato hanno dato un taglio netto dicendo no alle associazioni per poter esporre i loro prodotti. Noi ci stiamo impegnando come Commissione Attività Produttiva a portare avanti un nuovo regolamento che in questo momento in realtà non c'è, per permettere a tutte queste associazioni che hanno tutti questi associati di poter realmente far conoscere il prodotto alla cittadinanza palermitana e non solo. Quindi un nuovo modo per poter muovere, diciamo, le forze e le energie fresche del terzo settore, ma anche le produzioni, quindi le attività di questa città. Dare la visibilità a chi oggi è un reale artista rispetto a tantissima produzione che viene importata. Io credo che la ricchezza si ha soltanto esclusivamente se riusciamo a produrre e a vendere e non soltanto importando, ahimè, dai cinesi.